Negli ultimi mesi si è data maggiore enfasi alla vera crescita nella Chiesa, mediante atti che portino chi lo desidera a ricevere e osservare le ordinanze e alleanze di salvezza. Uno dei modi più significativi per conseguire la vera crescita è soccorrere coloro che sono battezzati, ma si sono allontanati, divenendo meno attivi, privandosi delle benedizioni e delle ordinanze di salvezza. A prescindere dalla nostra chiamata, insegnante familiare o visitatrice, o della scuola domenicale, vescovo, madre, padre o autorità generale, tutti possiamo impegnarci in quest'opera di soccorso. Portare tutti, i nostri familiari, i non membri, i meno attivi, i peccatori, a Cristo, affinché ricevano l'ordinanza di salvezza, è la chiamata che ci accomuna tutti. Una domenica mattina, circa 30 anni fa, quando servivo in una presidenza di palo, ricevemmo una chiamata da uno dei nostri vescovi. Ci spiegò che il suo rione era cresciuto così tanto che non riusciva più a dare una chiamata significativa a tutti i membri degni. La sua richiesta era che dividessimo il rione in attesa dell'approvazione. Come presidenza di palo, decidemmo di visitare il rione e di chiamare questi splendidi e degni fratelli e sorelle come missionari di palo. Più o meno la terza persona che intervistai era una studentessa di un'università locale. Dopo alcuni momenti di conversazione, lei estesi la chiamata a servire come missionaria. Ci fu silenzio per qualche attimo. Poi disse: «Presidente, non sa che non sono attiva nella Chiesa?» Dopo un po' di silenzio da parte mia, dissi: «No, non sapevo che non fossi attiva». Le rispose: «Non sono attiva da anni». E aggiunse poi: «Non sa che dopo essere stati inattivi non è così facile tornare?» Replicai: «No, il tuo rione inizia alle 9. Una volta entrata in cappella, sei con noi». Lei rispose: «No, non è così facile. Hai molte preoccupazioni. Ti preoccupi se qualcuno ti saluterà o se siederai da sola e inosservata durante le riunioni. Ti preoccupi se sarai accettata e chi saranno i tuoi nuovi amici». Mentre lacrime le scendevano sul viso, continuò: «Mia mamma e mio papà pregano per me da anni perché io torni in chiesa». Poi, dopo un ulteriore silenzio, disse: «Negli ultimi 3 mesi ho pregato per trovare il coraggio e il modo di tornare attiva». Allora chiese: «Presidente, pensa che questa chiamata sia una risposta a queste preghiere?» I miei occhi si riempirono di lacrime mentre risposi: «Credo che il Signore abbia risposto alle tue preghiere». Accettò la chiamata e divenne una brava missionaria. Ha portato grande gioia a se stessa, ai suoi genitori e anche ad altri familiari. Ho imparato molte cose da questa ed altre simili interviste. Ho imparato che molti membri meno attivi hanno persone care che si inginocchiano ogni giorno e chiedono aiuto al Signore per soccorrerli. Ho imparato che non è così facile o agevole per un membro meno attivo rimettere piede in chiesa. Ha bisogno di aiuto, di sostegno e di amicizia. Tuttavia, ho imparato che ci sono membri meno attivi che desiderano trovare la strada che li riporti all'attività. Ho imparato che molti membri meno attivi accettano delle chiamate se gli viene chiesto. Ho imparato che un membro meno attivo merita di essere trattato alla pari e considerato come un figlio o una figlia di un Dio amorevole. Negli anni mi sono domandato come sarebbe andata se avessi trattato quella ragazza come una meno attiva. Lascio a voi giudicarlo. La riattivazione è sempre stata una parte importante dell'opera del Signore. Benché sia responsabilità di ogni membro, i detentori del sacerdozio hanno la responsabilità di essere una guida in quest'opera. Dopotutto, il servizio nel sacerdozio
è proprio questo: portare le persone alle alleanze che conducono all'esaltazione, portare pace, felicità e autostima. Dal Libro di Mormon ricorderete che Alma il Giovane, quando scoprì che gli Zoramiti si erano allontanati dalla Chiesa, organizzò un gruppo per andarli a salvare. Nell'apprestarsi a svolgere questo incarico, implorarono il Signore con queste parole: «O Signore, voglia Tu accordarci di aver successo nel portarli di nuovo a Te, in Cristo». Ecco, o Signore, le loro anime sono preziose e molti di loro sono nostri fratelli. Dacci dunque, o Signore, potere e saggezza affinché possiamo portare di nuovo a Te questi nostri fratelli. Mesi fa, dopo un incontro con dei nuovi convertiti, membri meno attivi e membri riattivati, un signore della mia età venne da me e disse: «Sono stato meno attivo per quasi tutta la vita. Mi sono allontanato dalla Chiesa presto nella mia vita, ma ora sono tornato e lavoro nel Tempio con mia moglie». Per comunicargli che tutto era a posto adesso, la mia risposta fu qualcosa tipo: «Tutto è bene, quel che finisce bene». Lui rispose: «No, non è tutto bene. Io sono tornato in Chiesa, ma ho perso tutti i miei figli e i miei nipoti, e ora anche i miei pronipoti. Sono tutti fuori dalla Chiesa. Non va tutto bene». Nella nostra famiglia abbiamo un antenato che si unì alla Chiesa in Europa agli albori della Chiesa. Uno dei figli divenne inattivo. Io e sorella Edgley abbiamo tentato di calcolare i discendenti inattivi di questo antenato. Per me e mia moglie è facile calcolare che nel corso delle 6 generazioni successive, in base a dei calcoli attendibili, la perdita potrebbe aver raggiunto i 3.000 individui. Ora aggiungete altre 2 generazioni. La perdita potrebbe raggiungere i 20.000 o 30.000 figli del nostro Padre Celeste. Il comandamento di soccorrere gli altri si fonda su una delle più basilari dottrine della Chiesa. Ricordate che il valore delle anime è grande agli occhi di Dio, poiché ecco, il Signore vostro Redentore soffrì la morte nella carne. Pertanto gli soffrì i dolori di tutti gli uomini affinché tutti possano pentirsi e venire a Lui. E se accadrà che doveste faticare tutti i vostri giorni nel gridare il pentimento a questo popolo per portare non fosse che una sola anima a me, quanto sarà grande la vostra gioia in sua compagnia nel regno di mio Padre. Ho avuto il privilegio di soccorrere alcuni meno attivi nel corso della mia vita. Ora, quando contribuisco a riportare qualcuno all'attività nella Chiesa, non mi immagino un'anima, ma vedo 6, 7 o più generazioni, migliaia di anime. E poi penso al versetto: «Se portate non fosse che una sola anima, quanto sarà grande la vostra gioia». Ai Suoi apostoli il Signore disse: «Ben è la messe grande, ma pochi sono gli operai». Gli operai non devono essere pochi. Abbiamo migliaia di capaci e degni detentori del sacerdozio e milioni di dediti membri della Chiesa in tutto il mondo. Abbiamo consigli di rione, quorum del sacerdozio, società di soccorso e altre organizzazioni che funzionano, tutte con il mandato di prestare soccorso. Salvare anime è l'opera che il Salvatore ci ha chiamato a svolgere. Prima ho accennato alla preghiera che Alma e i suoi compagni offrirono quando stavano per andare in soccorso dei loro fratelli zoramiti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, circa 500 soldati americani e sostenitori locali furono tenuti ostaggi in un campo di prigionia. Così fu selezionato un gruppo di circa 100 soldati americani per soccorrerli. Dopo che si furono messi assieme questi soldati, l'ufficiale in comando li istruì, dicendo più o meno: «Stasera andrete dai vostri capi religiosi, vi inginocchierete e giurerete a Dio che affinché avrete respiro per rimanere in vita,
Non lascerete che quegli uomini soffrano un altro istante. Questa vittoriosa operazione fu un soccorso dalla sofferenza temporale. Dovremmo noi essere meno valorosi nei nostri sforzi per soccorrere chi potrebbe subire delle conseguenze eterne? Dovremmo prendere sotto gamba un impegno nei confronti del Signore? Come membri della Chiesa di Gesù Cristo, la nostra dedizione ha origine dal fatto che il Signore ha sofferto per ognuno di noi. Il non membro, il meno attivo, il peccatore e i nostri familiari. Possiamo condurre migliaia di persone alla gioia, alla pace e alla dolcezza del Vangelo e centinaia di migliaia, addirittura milioni, delle generazioni successive. Possiamo avere successo perché questa è la Chiesa del Signore e in virtù del nostro sacerdozio e della nostra appartenenza alla Chiesa siamo chiamati ad avere successo. Vi rendo questa testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.